Ascoltatori, sono Barbie Xanax e benvenuti su Barbie Review, la rubrica di recensioni di Scream Week rigorosamente senza spoiler. Se siete decisi su cosa guardare sulle piattaforme di streaming mentre siete in quarantena, tranquilli, ci pensiamo noi di Scream Week, non vi abbandoniamo. E oggi vi parlerò di una serie Netflix chiacchieratissima, sto parlando di I'm Not Okay With This. L'avete vista? Vi è piaciuta? Cosa ne pensate? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. E se avete delle richieste per Barbie Review, scrivetele sempre qui sotto. Prima di iniziare però non dimenticate di iscrivervi ai canali social di Scream Week, scaricare l'applicazione e rimanere sempre aggiornati cliccando sulla campanella qui sotto, così da non perdervi nessuna delle nostre rubriche su Scream Week. Però, se non avete voglia di video, ma preferite sentirci in versione podcast, tranquilli perché Scream Week è disponibile in tutte le salse. Potete seguirci anche in formato podcast e ci potete trovare su Spotify, trovate il link qui sotto. I'm Not Okay With This parla di una ragazza, Sydney. Lei è introversa e il padre da poco si è tolto la vita. E ha una cotta per la sua migliore amica, che da poco si è fidanzata con un tizio abbastanza fastidioso. Sydney però farà amicizia con il vicino di casa, Stanley, e insieme scopriranno una cosa sconvolgente. Ovvero Sydney ha dei superpoteri. Che tipo, di che genere, come succedono queste cose? Lo scoprirete guardando la serie, perché qui, come al solito, niente spoiler. Ma iniziamo a parlare, senza fare troppe rivelazioni, della serie I'm Not Okay With This. La serie ha molto in comune con un'altra serie, ovvero The End of the Fucking World. Entrambe nascono da una graphic novel dello stesso autore, Charles Forsman, ma le due serie hanno parecchio in comune, come per esempio anche lo stesso regista, e hanno un taglio molto molto simile per un motivo, perché teoricamente entrambe le serie hanno luogo nello stesso identico universo condiviso, e anzi teoricamente dovrebbero anche avere luogo nello stesso tempo, nello stesso periodo. Quindi se vi è piaciuta una, provate a dare un'occasione anche all'altra. I'm Not Okay With This però è un pochino differente rispetto a The End of the Fucking World. Hanno un immaginario simile, ma le ispirazioni secondo me sono molto diverse. Questa serie secondo me si ispira molto agli anni 80. L'effetto nostalgia sembra molto di moda ultimamente tra film, serie TV, e se pensiamo a anni 80, poteri sovrannaturali, immediatamente penserete a Stranger Things e quindi penserete a un taglio fantastico adatto anche per i giovanissimi. Mentre invece secondo me questa serie ha un taglio un pochino differente, unisce due tipi diversi di anni 80, ovvero le commedie romantiche adolescenziali di John Hughes e i romanzi di Stephen King. I riferimenti infatti ai libri di Stephen King sono parecchi, dal cast ci sono due attori protagonisti che sono gli stessi che hanno recitato nella nuova versione di It. Nella serie stessa ci sono tantissimi riferimenti a Carrie, lo sguardo di Satana, ma ci sono anche tantissimi riferimenti chiari ed espliciti ai film di Molly Ringwald, soprattutto a The Breakfast Club. La serie affronta con un taglio abbastanza irreale, paranormale, diciamo così, dei problemi che sono invece reali durante l'adolescenza, come i primi amori, il trauma, la solitudine, l'incomunicabilità adolescenziale e a volte il difficile rapporto che si ha con i propri genitori. La serie secondo me è molto carina, però ho sentito che molti hanno preferito maggiormente The End of the Fucking World. Voi invece cosa ne pensate? Quale dei due avete preferito? Se una l'avete vista e avete visto l'altra? Fatemi sapere, sono molto curiosa dei vostri pensieri, quindi fatemelo sapere con un commento qui sotto. Però prima di lasciare un commento qui sotto, non dimenticate di iscrivervi a tutti i canali social di Scream Week, scaricare l'applicazione e rimanere sempre aggiornati su www.screamweek.it. Io sono Barbie Xanax, se avete ancora voglia di sentirmi parlare di cima, ci troviamo sul mio canale, Barbie Xanax. Grazie mille per essere stati con me. Ciao!